Storytime, Evoluzione Radio. Bentrovati amici e amiche di Storytime, io sono la Dallana e come sempre sono qui con voi per raccontarvi una nuova storia. Oggi conosciamo assieme Marianna Zanatta, lei è imprenditrice. Ciao Marianna, bentrovata. Ciao Eleonora, ciao a tutti. Allora Marianna, raccontaci un po' di te e com'è nata la passione per il lavoro che fai. Che ti chiederai qual è il lavoro che faccio. Allora, io sono nell'ambito dello sport, della consulenza di marketing e comunicazione nello sport da un sacco di tempo. Ho iniziato nel 98, quindi veramente tanto tempo fa, e però da poco in realtà mi sono imbarcata in una nuova avventura. Mm-hmm. Quindi al di là dell'agenzia di marketing sportivo che ho, ho fondato insieme a altri sei soci una nuova società che è la società di rappresentanza di un personaggio di fantasia e che ha un progetto interessante. Ti racconto un po' per gradi, non spoileriamo tutto. Sì. Subito. Qui sopra la scrivania di Storytime ci sono due libri. Allora, uno si intitola Il manuale di Ornitorianna, che se ne frega e fa, spunti appunti per provare ad ascoltare se stessi e vivere più, tra parentesi, felici, quindi vivere felici, e ho imparato a cadere, però forse appunti dal fondo di una buca. Ornitorianna, entriamo a capire chi è questo personaggio e soprattutto che cosa ti ha portato a scrivere libri, perché tu non ti definisci autrice, tu scrivi libri. Sì, allora, non mi posso assolutamente definire scrittrice, è un mestiere sacro, però sì, sono autrice di libri, e questo che hai menzionato per primo, il manuale di Ornitorianna, è il mm-hmm. primo di Ornitorianna. Chi è okay. Ornitorianna? Ornitorianna è un personaggio di fantasia che ho creato nell'occasione di un TED Talk. Non so se hai mai avuto modo di parlare dei TED e dei talk ai TED. Mm-hmm. E, per il TEDx di Trento nel 2017. Il tema del TED, di quell'evento, era il fare, anche come acronimo di fidati, agisci, rischia ed esplora. E per lo sviluppo del talk io a un certo punto ho deciso di inventare un avatar, chiamiamolo così, che mi rappresentasse nella storia che volevo raccontare in quell'occasione. E siccome parlavo di un ornitorinco e di come di tutte le qualità dell'ornitorinco, un animale, lo conosci l'ornitorinco? Sì, sì, sì. È un animale che è composto da vari animali, mm-hmm. Quindi è un puzzle di identità, esatto, come ho definito, e che i filosofi hanno assunto come perfetto esempio di tutto ciò che non è classificabile. E quindi per me era lo spunto per parlare di inclusione, non solo di inclusione verso il mondo esterno, mm-hmm. ma anche di inclusione di caratteristiche tue personali, no? In molti ci possiamo riconoscere nell'ornitorinco, certo, no? Che cosa siamo, anche tu quando mi chiedi del tuo lavoro, no? Della tua professione. Io adesso faccio abbastanza fatica a dirti qual è la mia professione, perché fai tante cose. Faccio tante cose. Certo. Ecco, e quindi l'ornitorinco era per me lo spunto, insomma, l'occasione per parlare di questo, della molteplicità di identità che ognuno di noi può avere, di mm-hmm. come farle convivere bene. Esatto. Da lì sul palcoscenico io inscenavo la lettura del manuale di Ornitorianna, che qui lo svelo, non c'era, non esisteva, però sembrava vero perché avevo fatto creare la copertina in grafica bellissima, sì, del manuale, tipo il manuale delle giovani marmotte. Forse tu sei troppo giovane per sapere. Ne ho sentito parlare anch'io, tranquilla. Ecco, e da lì un sacco di richieste del manuale di Ornitorianna da quando sono scesa dal palcoscenico, e ti devo dire che poi l'occasione per scriverlo è venuta col lockdown, quindi chiaramente il momento in cui tutto si è fermato ho avuto dall'altro lato positivamente nel male, lo spazio. Nel esatto. male ha portato un sacco di creatività, un sacco esatto. di spunti a tantissime persone, esatto. Cioè qui passano veramente tante realtà, tante imprenditrici, tanti imprenditori che durante il Covid hanno avuto il lampo di genio. A volte fermarsi serve per poi ripartire sì. ancora più forti. Perché hai scelto proprio questi temi? Cioè un po' del fallimento, un po' del menefreghismo, che a volte può essere anche utile per proteggerci dall'esterno. Come mai?
Allora, il chiamiamolo così, il motto di Ornitorianna, me ne frego, faccio, che dico sempre, è il suo mantra, non è, come dire, non parla realmente di benefreghismo, ma è il tema del non ti senti pronto o secondo gli altri non stai facendo la cosa giusta, guardati dentro, cerca di esplorare che cosa, che significato ha per te quella cosa, e anche se non sei pronto magari provaci, fa. No, in quel senso, nel mio talk, okay, parlo proprio di questo, dell'importanza del fare, non mm-hmm. tanto in sostituzione dell'agire, tutto, piuttosto della non bloccarsi di fronte a preconcetti, a schemi, a giudizi, ma di continuare. Ma quante volte strada. Lo facciamo costantemente, procrastiniamo, ma adesso non è il momento, e allora a volte mi viene da chiedere anche a me, qual è il momento giusto? Se non adesso, eh? Brava, esatto, esatto. Cioè, iniziando e facendo, poi si impara, no? Si riesce anche ad aggiustare il tiro, sì. Però se non c'è la partenza, poi non c'è anche il passaggio successivo e via via discorrendo. Esatto, e poi questo, ovviamente questo tipo di approccio che parte dal ok, di sì, fai, e poi in qualche modo capirai, non vuole essere, come dire, l'approccio all'improvvisazione sempre e comunque, però vuole essere una spinta ad avere coraggio e a muoversi, e perché io credo moltissimo nell'apprendimento attraverso il fare, no? Gli americani dicono learning by doing, mm-hmm. dove è chiaro che puoi essere preparatissimo nella parte teorica e come dire, su carta funziona quello tutto che hai in mente, mm-hmm. ma è quando fai che scopri veramente se ci hai visto giusto, che cosa c'è da aggiustare, che cosa è da implementare. E facendo, a volte si cade, come dice, ho imparato a cadere, forse. Appunti dal fondo di una buca. Questa buca, che cosa è successo a Ornitorianna? Guarda, quello è il primo libro, quindi ho imparato a cadere, forse è il primo libro di una trilogia. E in questo primo libro ho avuto il desiderio, con Ornitorianna, di esplorare la caduta nel momento in cui sei per terra, quindi non tanto il pensiero, ok, sono caduta, ce la farò ad uscire da qui, ce la farò a rialzarmi, mm-hmm. ed essere già nella risoluzione della questione, ma analizzare proprio il momento della crisi, che può essere una crisi indotta da condizioni esterne che subisci, come una crisi che ti autoinduci, perché, e io sono abbastanza brava in questo, ti devo dire. Devo dirti anch'io, molto molto brava, e man mano che cresco me ne rendo conto sempre di più. Quindi senza banalizzare la questione, certo, delle attraverso le difficoltà, mm-hmm. attraverso la crisi che in realtà tu evolvi, ed è vero, verissimo. Perché è il momento in cui tu riesci realmente a metterti in discussione, perché diciamo fai cadere le barriere tra te e te, non necessariamente con gli altri, e quindi sei più disposta a guardarti bene dentro e a capire che cosa è giusto di quello che hai fatto finora e che cosa invece va cambiato. Quindi in questo libro la fatica grande, ti devo dire, perché è stato faticoso, è rimanere dentro la buca, no? E dire ok, ma quella volta sono caduta, ero dentro a quella buca, che cosa è successo, che cosa ho fatto, come ho gestito il mio pensiero, perché è la cosa più difficile in assoluto quando sei in estrema difficoltà, quando soprattutto ti accade qualcosa che sia esterno, che lo induci te, che ti fa mancare il terreno sotto i piedi, che cosa accade, no? Come la vivi quella cosa lì, e poi che la fase successiva, quando, perché io dico la prima fase è quella del senza pelle, no? Io mi sento in carne viva, lo dico, no? Sono esposta a tutti gli elementi e brucia tutto, ma la fase immediatamente successiva qual è? Che cosa accade? Poi qual è quella prima dell'uscita dalla buca? Ecco, quindi è stato un libro faticoso, anche perché il linguaggio di Ornitorianna è un linguaggio semplice, mm-hmm. quindi non è che... Da chi può essere letto? Da tutti. Anche dai più piccoli? No,
è un libro per adulti. Ok. È assolutamente un libro per adulti, ha un linguaggio semplice, mia nipote l'ha letto, ma mia nipote è una fan ovviamente di Ornitoriana. Per forza, è una fan di Marianna anche, devo dire. E quindi l'ha letto, però sì, è più da adulti. Ok, da adulti. Ornitoriana prenderà anche forma, e se non l'ha già preso, però noi non possiamo spoilerare nulla. No. Questo è ovviamente un modo per crearvi una curiosità e per seguire Ornitoriana e Marianna con il loro percorso, perché ormai siete, non so, è il tuo alter ego Ornitoriana? Allora, lo è stato fino adesso. Ok. Adesso che è cresciuta la lasciamo camminare da sola. Sì, deve camminare da sola. Marianna, prima di salutarci lascia pure i contatti, magari il sito, la mail, i social dove ti possiamo seguire, e poi invitiamo tutti quanti a seguire Ornitoriana. Ok. Allora, potete seguire Ornitoriana su Instagram, e il suo profilo è Ornitoriana, e anche su LinkedIn con i suoi nuovi progetti legati anche al mondo aziendale, al mondo delle associazioni, che è Ornitoriana at Work. Io saluto Marianna Zanata e saluto tutti voi amici di Storytime, e ci risentiamo alla prossima puntata, e ovviamente un saluto anche a Ornitoriana. Ciao! Storytime, Evoluzione Radio.